Bentornati ragazzi su Gare Malate. Sono passate 2 settimane dall'ultimo episodio e questo qui è un episodio molto speciale perché siamo arrivati alla numero 380. Quindi siamo prontissimi così con la Osiris, con il Turbo. Siamo con un po' di pezzo di schifo. Cosa stavo facendo, ragazzi? Cosa stavo facendo? Cioè, Maro, aspetta, facciamola. No, dai, giochiamola bene, raga. Visto che siamo con un episodio speciale, stavo facendo un'acrobazia folle. Vorrei vedere un bordello di mi piace, cioè proprio a profusione. No, troppo. Quindi sarete voi a decidere i like, raga. Che spettacolo di gara! Iniziamo subito bene. E vi devo subito dire che questa gara era valutata 9%, quindi non sarebbe male vedere almeno 9000 like, ma proprio, raga, rosicati proprio. Proprio minimo, episodio 380 che ha segnato la storia, che poi tutti hanno ripreso, si sono creati le loro cose, ma la serie originale di YouTube è questa, raga, cioè tanta roba. Non so se a fine anno riusciremo ad arrivare. L'ho toppato tutto, perfetto. Al numero 400. Però io ci proverò, raga. Se i video vanno bene, vi porterò sempre e sempre più gare. E ho toppato nuovamente, perfetto. Ma se si fa così e si atterra qua, dov'è il checkpoint? È ancora sotto? Dov'è sto maledetto checkpoint, raga? Sotto di me, dice. Qua, quindi facciamo metodo Beastard in una maniera estrema e siamo primi, ci prendiamo la prima pole position. L'arca vacca, ho voluto strafare. Non so come mai, ma ogni volta la prima gara del giorno mi fa sudare le mani in una maniera impressionante. Cioè, se le metto sotto l'acqua, raga, sono più asciutte. Perfetto, noi dovevamo andare di là. Come cavolo ho fatto a girarmi, raga? Lo so solo io. Ah, nel verde? Forse adesso capisco il 9% da dove deriva. E questo da dove cavolo era sbucato? Quello di prima, raga, era caduto giù dal cielo, ma non c'entrava assolutamente nulla. Sì, ma qua è troppo difficile. Allora, il pezzo verde è là, no? Perfetto, l'importante, raga, è riuscire ad arrivare qua. Poi c'è l'altro pezzo, bucati, no? Fortuna che ho preso una macchina 4x4. E poi il resto è lì, no? Dov'è l'ultimo? Là. Potrei farla in retromarcia, però non vorrei fare troppo lo sborone, raga. Perfetto! E proseguiamo così la nostra corsa. Senza un attimo di tregua, raga. Porca vaccombola, va bene, come non detto. Ci riproviamo. Olè. Perché questo va su. Wow, cosa sono sti cosi in mezzo? Che siamo, seri? Sì, vabbè, devo atterrare lì. Dimmelo un po' più tardi, no? 9% di gara. Prima gara del giorno. Io sono fuso, raga. Questo è buono, raga. Dai, questo è buono, questo è buono. Questo passaggio può essere buono? Alleluia! Dopo un anno e mezzo ci ho impiegato un'eternità a fare un pezzo così semplice.
Ma come sempre, raga, i pezzi più semplici sono quelli più difficili. Qua ce la facciamo? Sì! Perfetto, checkpoint preso, come vi ho sempre detto, raga. Il pezzo è semplice, ci impiego un'eternità. Il pezzo è difficile, ci impiego un'eternità. Però poi ci riesco e ho soddisfazione. Qua invece, quando ci riesco, mi arrabbio e basta, perché è semplice da fare schifo. Adesso vediamo un po'. Ma tutti gli altri sono giù, raga, ancora nessuno. Dai, dai, Osiris, avanti. È riuscito a darci qualche minima preoccupazione, anzi qualcuno ha già quittato. Ok, qua dovremmo essere fermi. Col cavolo che scendo così. Ci vuole un po' di rincorsa, che là c'è un bel buchetto. Quindi facciamo così. Molto bene. Dov'è il checkpoint? Eccolo qua. Avanti così. Per ora 12 minuti di gara. Per essere un 9% abbiamo fatto parecchio, eh. Non so quanto sia lunga, raga, sta garetta qua. Però what the what? Ah, ok. Però per avere un 9% mi pare che abbiamo fatto veramente tanti tanti passaggi in gara, eh. Non vorrei portare Iella, però dovremmo essere a un buon punto. Adesso qua aspettiamo un attimo gli alberi di Natale, che mi sembrano più che... Che caspita è sta roba? What the... Ok, ci vuole un po' di ragionamento qua, raga, eh. Se vado in prima persona vedo qualcosa? No. Perché non mi fa più andare in terza? Si è bloccato, raga. Oh! Si è buggata la visuale, raga. Non vedo niente. Oh, alleluia. Non vedo niente. Dove cavolo è la macchina? Che tu sia maledetta gara. Maledetto! Io penso che debba andare tipo un po' sulla destra e un po' sulla sinistra. È come intuivo io, devo andare un po' a sinistra e un po' a destra. Lo sto accelerando a bomba. È che non vorrei, ecco, fare questa fine qua, ovvero uscire a cannone. Ce l'abbiamo fatta! Siamo usciti dal bosco, raga, di Narnia qua. Avanti! Orca schifezza, fermati! Checkpoint per noi. Avanti così. Il traguardo non c'è ancora, però quel passaggino là, raga, noi acceleriamo a bomba giù proprio. Mettetevi in carena anche voi, che adesso qua, raga, si vola. E pigliamo Babbo Natale in volo con le renne qua. Ok, forse abbiamo accelerato un po' troppo, raga, eh? No, sì, forse un po' troppo. Bell'atterraggio. Il checkpoint, lo vedo, raga. Adesso c'è tutto sto pezzo che non è per nulla semplice. Occio, occio, porca vacca. Ma perché ci deve girare sta Osiris? Fortuna 4x4, raga. Fortuna 4x4. Sia nella realtà che nel gioco, le macchine 4x4 ti salvano la vita. Ok. Hop. 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 Occio che questi qui sono molto infami, sti cose qui dell'immondizia, perché li tocchi, li, cioè li sfiori a lato, cadi per terra. Devi proprio... Perché non devo stare zitto io, raga? Mi porto una sfiga, una iella addosso che è devastante. Alleluia. Ce l'abbiamo fatta, raga. E anche qua fatto. Molto bene. Ok, orca vaccombole. Adesso sulle auto. Accelerare piano. Avanti così. Giù a cannon, raga, qua proprio.
avanti così, verso l'infinito e oltre, andiamo. L'altra guarda era là. Come non detto, ragazzi, non c'è nessunissimo problema. Concludiamo sotto dai 25 minuti di gara. Questo si poteva fare in 5 minuti, ma visto che abbiamo un pochettino di problemi. Adesso il traguardo era qua, no? Basta che ti freni. Perfetto, basta andare su e giù e si prende. Tac! Per farvi vedere, in questa gara eravamo rimasti in 2 e basta, raga. In 2! Io non ci voglio credere. E adesso che siamo pronti per partire, un'altra gara con multiveicolo. Perché multiveicolo? Mannaggia, non avevo visto. Volevo fare l'ultima garetta tecnico-tattica, raga. Soltanto con le T20. Buona lì, buona di cattiveria. L'abbiamo buttato fuori quel porcello. Avanti così, vediamo un po'. Vediamo, guarda che macchina come sta dritta. Se io non prendessi tutte ste robe. 75% di valutazione, ribadisco. Una gara molto molto comandata. Ha scritto il creatore della gara al 90%. È una gara comandata perfettamente. Io mi sono spalmato sull'albero. Vediamo un po' lì, c'è un pallino rosso. Che sarà il cambio di veicolo, immagino. Va bene così, raga. Ce lo andremo a riprendere quel maledetto. Vai, vola, vola. Eh sì, avevo smarciato io, raga. Siamo penultimi. Mannaggia a me, oh. Adesso li andiamo a recuperare. Avanti, avanti, avanti. Se l'abbiamo preso. Che safe! Che safe atomico! E Bistard è primo! Micidiale lì! Di prepotenza proprio! Di prepotenza! Con i dump! Spettacolo! Occio, ritorniamo con la nostra T20 classica, perché ho voluto fare Osiris T20. Volevo fare anche la Zentorno, perché la Zentorno anche ha segnato un'era nelle gare malate, come la Sultan RS. Però c'era anche la Cheetah, che era tanta bella, però la Zentorno, la Sultan RS, la T20, poi c'è l'Osiris. Queste sono state le auto che hanno segnato, a parte questa elettrica che mi sembra di essere su un Fon nemmeno. What? What? Non ci credo! All'incontrario, in retro! Spettacolo, raga! Bella, 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 cavolo, sta gara! Spettacolare! E andiamo così! Un'altra prima posizione per noi! Spettacolo, raga. Quindi questo video speciale di gare malate numero 380 si conclude qua, con una gara con valutazione 9% e una con il 75, con i dump addirittura, cioè estrema. Spero vi sia piaciuto questo episodio. Lasciate veramente tantissimi like, raga. Fatemi vedere che ci siete e noi ci vediamo nel prossimo video.